sabato 10, sabato scorso, 10 settembre, passerà un po' alla storia, no? Di Santa Maria Oe, per il faraonico matrimonio del sindaco Efrem Brambilla, che da tempo, da un anno, nominava su, no? Che avrebbe fatto chissà quale matrimonio. In grande stile faraonico, stile principesco, tutti i giorni, no? Pubblicava, eccetera, eccetera, in attesa del grande evento. E sabato c'è stato, e come si prevedeva, un matrimonio principesco. E poi subito, naturalmente, i giornali locali, no? Hanno pubblicato le foto, passeranno la storia. Ieri uno mi ha detto, ha visto Don Giorgio, e non si è andato oltre, già questo, ha visto Don Giorgio. Tutto quello che lei, no, prevedeva è successo, beh, è successo. Ecco, io vorrei fare anche, senza fare una ironia stile Delpini, no? No, fare delle mie considerazioni anche serie. Io sono del parere che quando una cosa è bella, e come si può dire che l'amore non è bello? No, l'amore vero, autentico, no, l'amore. È una parola già, no, che dovremmo stare attenti anche a usare, perché, vabbè, ormai ha perso tutto il suo significato interiore, però l'amore è una cosa bella, no? Non andrebbe incartata. Quando si fa un dono, soprattutto magari si avvicina il Natale, non il Natale, no? Si fanno dei doni, dei regalini, la cosa importante è anche come saperli incartare, mettere in una confezione, no? Delicata. Assolutamente ci facciamo le cose delicate, perché c'è dentro qualche cosa di bello. Perché se voi incartate una cosa bella, no? In un modo grossolano, perde tutto, già, no? C'è qualcosa che non funziona, perché le cose belle non vanno coperte di per sé, no? Lo vanno esteriorizzate, perché la cosa proprio è bella, deve essere così bella, deve trasparire nella sua bellezza. Più la incartate, più la rendete, diciamo, no? Tutta esteriore, folcloristica, perde il valore. Ecco, io penso certe volte, certi matrimoni, beh, lasciamo perdere quello di Santa Maria, no? Che è un caso a sé. E mi è capitato diverse volte, no? Magari si è responsabile di una parrocchia e si vedono, no? Tante cose che insomma qui, esteriorità, i cartelli, mega cartelli, e questo e quello, no? Ecco, io dico, ma l'amore dov'è? Cioè, l'amore intendo dire, la cosa bella viene coperta, ma invece nella semplicità la cosa bella è lì. Che la gusti, no? Che la gusti nella semplicità. Ho visto matrimoni veramente tanto semplici, anche nei fiori, no? Delicati, eccetera, nella cerimonia molto delicata, nei canti delicati. E si rimane affascinati. E più la cosa diventa esteriore, più si perde tutto, fa perdere tutto. Vuol dire che qualcuno non crede. Proprio perché non crede in quella cosa lì, e allora la esteriorizza, no? La rende grottesca, eccetera, eccetera, no? E senza andare oltre, però vorrei dire anche un'altra cosa. È un sacramento, perché non si sono sposati in comune. In comune, vabbè, già è ridicolo che uno va vestito, l'ho visto, no? Anche, mi pare quest'anno lì a Santa Maria, uno che è andato vestito così, no? Vabbè. Diciamo la carnevalesco, no? Ma io dico, ma prendiamo le cose sul serio oppure no? Ma anche comune, insomma, la cerimonia dovrebbe essere semplice, bella, eccetera, eccetera, no? Delicata, perché l'amore c'è anche quando ci si sposa in comune, no? Meglio credo, no? Ma in chiesa è un sacramento. Ma come si fa? Noi preti parliamo tanto, che vuole definirla, no? Di trattare male questi sacramenti, di renderli così, no? Ormai tutta un'apparenza, un apparato esteriore. Pensate alle prime comunioni, alle cresime, no?
e certe volte sono cose vergognose, no? E si dice: dov'è il sacramento? Ma che cos'è la parola sacramento? Ti sei sposato in chiesa, ti dovevi sposare in chiesa, hai fatto la tua scelta, ma non puoi fare queste, fuori fuori quello che vuoi. Quando sei in chiesa è diverso, tu non puoi venire vestito da pagliaccio in chiesa, tu non puoi venire, come si chiama, sposa o non sposa, o futura sposa, perché va bene, no? Ci si sposa, no? Dicendo quando si è detto il sì, no? Ecco lì che il sacramento diventa, no? In azione, possiamo dire, no? Ecco, vestito in qualche maniera, la dignità è un sacramento, sei in chiesa. Ma anche il celebrante, il prete, no? Famoso, no? Quel prete là, Don Bruno Maggione, no? Che beh, adesso non lo so, forse era insavito, no? Che faceva il pagliaccio in chiesa, no? Cantava le canzonette, no? Ma è un sacramento. E allora smettiamo di dire, noi preti, di scandalizzarci, poi dopo accondiscendiamo queste cose qui. Bisogna mettere un freno, no? Si entra in chiesa, si riceve un sacramento. È lì che l'amore prende vita, no? Diciamo, no. Si esalta, si nobilita davanti a Dio. Ma perché fai pagliaccio? Poi fuori ci sono anche manifestazioni, anche più che più evidenti, da sempre fatte, da che mondo è mondo, no? La gioia, mica gioia. E andate in certe zone che meridionali no, c'è una grande festa, un folklore, ballano, ma va bene, questo fa parte, ma in chiesa è chiesa. Io quando sentivo, va bene, i genitori, no? Quando ero prete responsabile di una parrocchia, che dicevano ai bambini: andiamo in chiesa, vestiamoci bene adesso, cambiamo il vestito. Io ero in campeggio, dicevo ai bambini: adesso andiamo in chiesa, vestitevi bene, perché andiamo in chiesa. In chiesa. Chiesa ci vuole un suo stile, esige un proprio stile. Stile anche nel vestito, anche nel modo così, no? Di apparire. Si va in chiesa. No, oggi si è perso tutto. Ecco, ho allargato un po' il discorso, ma io l'ho sempre detto, questo è un matrimonio faraonico, è una vergogna, è una oscenità, una pagliacciata. Passerà la storia, certo, ma quanti, non ve lo dico io, quanti hanno sorriso, ma forse di compatimento. È uno schiaffo anche alla povera gente, vedere un sindaco che ha sciupato i soldi. Ma io può ripormi la domanda, a chiedere, no, al sindaco o la sua, no, sposa, quanti soldi avete sciupato in quel giorno, sabato? Date una percentuale ai poveri, li avete sciupati. Ma che cosa avete speso? È una vergogna. Un sindaco che si presenta così è uno schiaffo alla gente povera, del suo paese, ai suoi cittadini che fanno fatica. Vedere questa e spese soldi, perché non penso che sia stato tutto regalato. Che vergogna, è una vergogna, è uno schiaffo alla povertà, è una indecenza, no? In tutti i sensi, dal punto di vista del sacramento, è una indecenza anche sociale, è una vergogna. Nessuno contesta, no, soltanto io contesto. No, lo so che tanti hanno riso, tanti sono divertiti, ridendo, compatendo. Che brutta cosa. Oggi viviamo in questa società in cui tutto è così carnale, no? Non si salva più niente, i valori dove sono? E far capire che bisogna mettere in evidenza questi valori.